Prima cosa che si deve verificare è che macchina non sgrata, non perdi denti, diciamo, sale. Se cinghia è tirata bene, quando faccio movimenti, io faccio qui, vi faccio anche voi guardare, non so. Faccio un movimento, diciamo, asse X minus, facciamo un disconnect connect come sempre sapete. Facciamo un X minus e macchina comincia a muoversi e io cerco di fermarla con mano. Lei non deve sgrittare e fare quella denti zdrang 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 come vi faccio adesso guardare. Aspettate, faccio un disconnect. Adesso cinghia o allarghiamo da qui così. Allarghiamo la cinghia, così, abbastanza larga. E vediamo adesso, quando facciamo un movimento, appare quella sgrana, diciamo, che si sente cinghia che sale i denti. Vedi, capito? Questa non è bene, significa che cinghia non è abbastanza tirata, abbastanza tensionata. Io adesso facciamo disconnect con il per. Adesso tendo cinghia, però non troppo, perché come ha detto si può rovinare il motore. Io tendo cinghia e faccio di nuovo un movimento per vedere se ha sparito quella problema. Adesso faccio X minus, tengo, vedete, già non mai motore, non mai sgrana. Risolvendo questa problema facendo così anche asse X, anche asse Y, deci anche questa deve fermare e vediamo se quella sgrana, quella salita di denti si aggiusta. E dopo con aiuto da questa pinza, come vi ha detto, questa pinza, io verifico il potenza di motore, che il motore deve avere abbastanza, una motore buona. Per questa, per vedere se pinza questa si apre, ha una abbastanza forza, così, vedete, io per vedere che vostra pinza è abbastanza dura, facciamo prova con una bottiglia di acqua da 2 litri che o agacciamo e vediamo quando si apre questa. Vedete, si apre diciamo 3-4 mm, quanto è? A 2 litri. Lui, questa anche di più, si deve, è forza giusta che deve avere il CNC. Adesso vediamo quale è distanza quando mettiamo 2 litri di acqua, quando si abbassa questo, quando si allarga. Adesso possiamo passare, misurare il CNC. Che facciamo? Agacciamo da qui. Agacciamo da qui il CNC e con movimento portiamo asse dietro per arrivare questa qui. Così. Facciamo così. Adesso facciamo con X plus fino arriva qui. Così. A posto, disconnect, connect, fermiamo macchina e adesso facciamo X minus. E guardiamo quanto si allarga questa. Già sgrida questa, significa che facciamo disconnect connect. Tendiamo cinghia, facciamo cinghia più tensionata. 2, 3. Facciamo di nuovo un movimento, deci disconnect connect, facciamo un movimento X minus. Vediamo che già il cinghia non mai sgrina, da vediamo che questa
Come se apre, deci cerca aprire, abastanța, cum am văzut-o noi, cu ăla de 2 litri. Deci cosi deve il CNC funcționare. Se a voi nu se apre costa abastanța bene, significa că il CNC nu ce forța, significa o nu ce curente, o il motore non e buono, si deve cambiare. Così. Deci vedete, facem anche più vicino. Quanto si deve aprire il quella molina o come si chiama per carta, per prendere carta. Facciamo adesso cu X minus, X plus, disconnect connect, X plus, così, disconnect connect. E cerchiamo adesso anche axe Y, deci axe corta, deve fare questa parte, così, adesso avvicino un po' per vedere, così, e prendiamo questa da qui, e mettiamo in questa parte, altra parte, da qui. Così, facciamo un bucla più piccola, diciamo così, un filo. E guardiamo bene quanto si apre questa. Aspettate che faccio il contrario, che okay. Questa è il contrario. Così, per stare in contrario, apro questa in contrario, così, e vediamo adesso quanto si apre questa, così. Vado a CNC e faccio movimenti, disconnect, connect, faccio X minus per tirare dietro. Ah, am sbagliato, X plus, deve fare Y minus, sì, Y minus, e vediamo adesso quanto si apre questa, vedete, si apre abbastanza bene, dove, sai, faccio il contrario, vedete, deci come si comporta. Lei cerca tirare, però cinghia nu sgrana, deci così si deve portare, si deve un CNC, normalmente si deve comportare il CNC. Deci avere abbastanza forza per non lavorare a limite, in questo modo voi con vostra CNC siete sicuri că anche se axe nu scivola bene, diciamo, c'è abbastanza forza per fare vostra lavoro. Se nu funcționi così, significa că o curente nu vieni abbastanza, o motore si può succedere, am visto quasi qualche motore cu tempo, questa che esce da motore se gira senza essere collegato, deci scivola dentro senza essere collegato con tutti i dentini dentro, deci scivola, si allarga, diciamo, e scivola, e questo è un difetto, ho visto a qualche motore succede questa, e lo potete depistare mettendo questa moletta, deci questa moletta, mettendo questa moletta vedete quanto si apre e quanto c'è forza. Deci avete visto, ha detto una forza di 2 kg, 3 kg, diciamo così. Potete mettere anche una bilancia, quella a mano che si pesa a buste, diciamo. La potete collegare e vedete, deve avere di più di 2-3 kg, deve avere tirare. Io non lo so, ha detto che in prossimi giorni compro anche una bilancia e così vi dico sicuro quanto chili forza
are CNC, un CNC ajustato corettamente, cu cinghia tirata ajustatamente, messo a punto. Io spero che il mio video vi è stato d'aiuto e vi aspetto con commenti a mia a gruppo per vedere se il vostro CNC rispetta queste condizioni. Se no, vediamo dove è problema e insieme con voi cerchiamo di fare il vostro CNC più robusto e più sicuro. Arrivederci!